Onorevole Giorgetti, per le infrastrutture lombarde e padane più in genere non c'è più tempo da perdere? No, non c'è più tempo da perdere. Io ho sostenuto nel mio intervento che soltanto grazie alla Lega e all'avvento in politica della Lega di Umberto Bossi si è risvegliata la coscienza e la capacità di fare proposte sulle infrastrutture e sulla necessità del nord, della Padania, di aprirsi verso il mondo. Di conseguenza ferrovie, strade, non solo, anche aeroporti, e io ho richiamato quello che è il grande sogno che coltiva Umberto Bossi, la navigabilità del fiume Po. Credo che siano cose che si possono fare. Hanno cominciato a muoversi grazie al primo governo Berlusconi, in cui la Lega ha avuto un ruolo determinante in questo. C'è la possibilità nei prossimi 5 anni di concretizzarle. Ecco, questa sua mozione, questa sua proposta illustrata qui oggi sarà una sorta di valore aggiunto rispetto al programma di governo illustrato da Berlusconi venerdì? Diciamo che nel programma di governo di Berlusconi c'è già una prima risposta a alcune esigenze che il Nord ha rappresentato. C'è l'esplicito riferimento alla necessità di completare la pedemontana veneta e la pedemontana lombarda. Naturalmente questo non basta. Noi pensiamo che ci siano anche tutta un'altra serie di interventi piccoli o ritenuti tali, che invece sono fondamentali per l'accessibilità e per la vivibilità della nostra gente e delle nostre imprese. E anche su questo, oltre che sulle grandi opere, quelle fondamentali che ci collegano con il resto del mondo, l'attenzione della Lega Nord sarà assoluta e importante. Per le infrastrutture del Nord non ci sono mai soldi, vanno trovati però in fretta. Diciamo che non ci sono mai soldi, perché la logica è sempre quella della colonia, cioè il nord deve pagare e poi quando si tratta di fare le strade deve arrangiarsi, cioè ripagarsela un'altra volta pagando i pedaggi che servono per mantenerle, per costruirle. Questa logica deve finire. Noi abbiamo buttato lì anche, diciamo a mo' di provocazione ma non troppo, questa nostra proposta di eliminare i pedaggi, di fare come in Germania e in altri paesi dove i pedaggi non esistono. Perché non esistono? Perché evidentemente le regioni possono costruirsi le strade grazie alle tasse che trattengono sul territorio e quindi non hanno necessità di chiedere una seconda volta ai cittadini con i pedaggi. Ecco, se ci fosse federalismo fiscale anche questo problema probabilmente non esisterebbe. Le strade non portano più tutte a Roma. No, le strade non portano più tutta Roma, anzi le grandi strade, come insegna il master plan dell'Unione Europea, cioè il corridoio 5 da Lisbona a Kiev, il corridoio 1 che scende da Berlino fino a Palermo, tutte le strade, oserei dire, si incrociano in Padania.